noi Marco Mignani, partner di EY Industrial Products. Grazie per essere con noi. Buon pomeriggio Ludovica e i suoi telespettatori. Buon pomeriggio, parliamo in particolare di un vostro evento che state per lanciare. L'11 di luglio sarà l'ultima giornata con l'evento finale a Milano, EY Manufacturing Lab. Di che cosa si tratta? Quali sono i punti fondamentali di questo vostro momento d'incontro? L'EY Manufacturing Lab nasce circa un anno fa, quando alcune aziende manufatturiere che stavano come dire, iniziando un loro percorso di trasformazione digitale, ci hanno chiesto di essere messe in contatto con altre aziende per avere un po' di contaminazione, per poter in qualche modo confrontarsi con quelli che erano i progetti in corso in quel momento. Da questa idea, da questo stimolo, abbiamo disegnato e creato un format che nella sostanza si è concretizzato in alcuni workshop territoriali. Abbiamo cominciato nello scorso febbraio al chilometro rosso a Bergamo, per proseguire poi alla UNOX a Padova, poi è stata la volta di Sitael a Bari e per completare poco meno di un mese fa al gruppo IMA di Bologna. E in questi workshop abbiamo invitato un numero molto limitato, piccolo, di imprenditori, amministratori delegati o responsabili di operations di aziende manufatturiere, dove nella sostanza noi facilitavamo una sorta di confronto, di scambi di opinioni, di contaminazione tra quello che era stato fatto in alcune aziende rispetto ad altre. Abbiamo volutamente scelto delle aziende tra di loro abbastanza eterogenee per dimensione, per assetti proprietari e se vogliamo anche per appartenenza a singoli sottosettori del macro mondo manifatturiero. In tutto quindi abbiamo incontrato 200 aziende in questi 4 workshop che abbiamo fatto. Sono stati molto verticali come analisi, un totale, pensi Ludovica, di oltre 1000 ore di analisi passata con questi imprenditori per affrontare tutte le sfide e le opportunità che il digitale stava offrendo alle loro aziende. Di tutto quello che è emerso nel corso di questi 4 workshop parleremo mercoledì prossimo, 11 luglio all'Unica di Pavilion. Tutto questo con l'aiuto di alcune testimonianze di quelli che sono stati i migliori esempi dei nostri compagni di viaggio di queste aziende in termini di, come dire, esempi di digitalizzazione nei loro processi manifatturieri. Ecco, Mignani, questo è molto interessante. Quanto è importante per la nostra azienda manifatturiera, ma soprattutto per le nostre piccole e medie imprese che davvero costituiscono lo scheletro dell'industria nel nostro paese, passare e fare questa transizione verso il digitale? Quanto spazio di miglioramento c'è? Quali benefici concreti le piccole e medie aziende italiane potrebbero vedere? Lei tocca un punto molto importante sulla dimensione aziendale, perché uno degli elementi che è chiaramente emerso da queste prime 4 tappe che abbiamo fatto, quindi dalle analisi approfondite su 200 aziende, è che sicuramente ci sono stati molto visibilmente alcuni casi concreti molto interessanti di applicazione del digitale in alcuni processi manufatturieri. Mi riferisco ad esempio alla parte di prototipia, alla parte della manutenzione predittiva, alla parte delle assistenze post vendita nei produttori di macchinari e naturalmente nell'analisi tramite big data dei dati che vengono raccolti tramite sensoristiche IoT dalle aziende produttive. L'altra faccia della medaglia, però, era altrettanto chiaramente visibile in questi 4 workshop, è che circa un'azienda su due, circa un 50% di queste aziende, ancora non ha fatto nulla, nessun tipo di passo concreto nei processi di trasformazione digitale delle proprie operations. E se vogliamo vedere, esiste una chiara correlazione tra la dimensione aziendale e quello che viene fatto. Mi verrebbe da dire sostanzialmente che, se vogliamo usare uno slogan, piccolo non sembra essere bello in un mondo digitale nel manufatturiero, in quanto le aziende di più piccole dimensioni sono quelle che sicuramente hanno fatto un minor progresso di evoluzione digitale nelle proprie operations. Evidentemente, ricordandoci quella che è la composizione delle aziende italiane, prevalentemente middle market, questo ci lascia qualche elemento di preoccupazione. Esattamente, Mignani, cioè secondo le analisi, ma anche le classifiche, di certo l'Italia non è nei primi posti per quanto riguarda la digitalizzazione, ma per quale motivo? Un difetto di internazionalizzazione? Quali altri fattori concorrono a questo?
Da quello che è emerso nei nostri workshop, un primo elemento molto importante lo si può trovare nell'elemento di cultura digitale presente in queste aziende. Sicuramente abbiamo rilevato come con l'aumentare della dimensione, con l'aumentare della complessità dei processi aziendali, sicuramente aumenta anche il grado di digitalizzazione, il grado di cultura digitale di queste aziende. Questo ha permesso evidentemente di iniziare in precedenza alcuni processi esplorativi, ha permesso di non aver paura di sbagliare alcuni di questi percorsi e, dall'altro canto, nei casi in cui abbiamo individuato un minor livello di cultura digitale, probabilmente non ha ancora permesso di iniziare i primi passi e sicuramente non ha permesso di colmare quel gap di competenze di cui tutti i giorni si legge sui giornali rispetto a quelle che saranno le esigenze professionali in un mondo della manifattura digitale. Un'ultimissima domanda, la Open Innovation, quanto viene utilizzata dalle aziende italiane? Open Innovation, ovvero un dialogo con tutto il mondo della ricerca, delle università e soprattutto delle start-up? In un mondo in cui il digitale è chiaramente pervasivo e non lascia spazio in nessun modo per poter risolvere tutto all'interno delle proprie aziende, è necessario, assolutamente essenziale, aprire gli orizzonti al di fuori di quelli che sono i confini aziendali. Rivolgersi al mondo delle start-up, rivolgersi al mondo delle aziende. Un passo concreto molto importante sarà fatto, io ritengo, con il lancio recente dei Competence Center presso le principali università tecnologiche italiane, che fungeranno come collante, punto di contatto e punto di collegamento tra la ricerca e l'applicazione di queste ricerche nei processi aziendali. Io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi oggi, Marco Mignani, partner di EY Industrial Products. Grazie a voi, a presto, buona serata. Buona serata anche a lei. Allora continuiamo a dare uno sguardo agli scambi sull'azionario perché oggi è una giornata mista se guardiamo le borse globali. Abbiamo avuto una seduta asiatica positiva, in realtà interamente in verde, così come l'America invece interamente in rosso. L'Europa oggi, la prima giornata della prima tranche di dazi da parte dell'America contro la Cina. Ne parliamo con il nostro analista tecnico in collegamento con noi, Giacomo Moglie. Grazie per essere con noi, dottor Moglie. Moglie, ci sei? Una seduta interlocutoria in Europa, qui abbiamo segni misti, comunque vicini alla parità e invece una positività marginale dall'altra sponda del...